A Cartoon Mix 2011 diamo il benvenuto alla Aura Editoriale e incontriamo l'amministratore delegato Enzo Marino, che salutiamo e a cui chiediamo qualcosa. L'Aura Editoriale è legata storicamente a Lancio Storie e Scorpi, questo settimanali, però anche tutta una serie di collane di testate interessantissime. Aurea Editoriale, Editoriale Aurea per l'esattezza, ha raccolto l'eredità di Eura Editoriale, della storica casa romana che fondatrice di Lancio Storie, Scorpio e tante altre testate, che l'anno scorso, anzi a fine 2009, ha chiuso i battenti per ragioni non sicuramente economiche, perché l'azienda era un'azienda attiva, ma per ragioni, chiamiamo, personali dell'amministratore, dell'amministratore delegato, del presidente che stava male, eccetera. E ci hanno dato la possibilità a noi ex dipendenti, io ero il direttore commerciale di quell'azienda, lo sono stato per tanti anni, di acquistare le testate e quindi proseguire in un certo senso l'attività. Abbiamo fondato questa nuova casa editrice e abbiamo continuato questa avventura per la nostra gioia e per quella dei nostri lettori. Infatti io, come lettore appassionato di un certo tipo di fumetto, ad esempio, sono contento che portiate avanti ad esempio la collana Aurea Comics, Aurea Colo, Tutto Colo, così, sì, dove presentate il meglio della produzione soprattutto franco-belga, giusto? Sì, sì, sì. Aurea Comics dunque raccoglie due testate che erano di Eura Editoriale. Una si chiamava Eura Master e l'altra si chiamava Eura Comics. Non chiamandoci più Eura non potevamo comprare quelle testate e abbiamo fuso le due in una che si chiama Aurea Comics, per cui pubblica grandi personaggi classici di Aurea, quindi per esempio Dago, e poi la produzione francese, le migliori storie. So, questa è una scelta che si fa, ogni anno c'è una programmazione e ci sono i grandi personaggi, Largo Winch, Jessica Brandi, Antares, quindi cose che erano state già iniziate con la pubblicazione su Eura che noi continuiamo a pubblicare. E poi John Doe, nuovo progetto, Spazio agli Italiani, anche questa è una bella cosa. John Doe era un progetto Eura che sempre quella famosa amministrazione precedente aveva deciso di chiudere perché secondo loro i numeri non erano così tanto soddisfacenti, e noi abbiamo aspettato pazientemente per poter ritirare fuori, perché crediamo in questo personaggio, perché crediamo negli autori, perché crediamo in questo progetto che tra l'altro poi ci è stato richiesto da migliaia di lettori, ci hanno inviato migliaia di mail, per alcune anche minacciose, perché era stato chiuso questa pubblicazione. E quindi da ottobre dell'anno scorso abbiamo ripreso. E non solo, sta per partire. E adesso sta per partire una nuova serie. Anche qui due cavalli di razza, Bartoli e Domestici. È un personaggio nuovo, speriamo che incontri il favore del pubblico. È un personaggio destinato a un pubblico, noi diciamo femminile, ma non è vero, perché lo possono leggere tutti, lo leggeranno anche i maschietti sicuramente. Sicuramente è anche però un prodotto per un pubblico un pochino più giovane di quello tradizionalmente Aurea. Benissimo, poi direi per chiudere, da quello che vedo c'è anche una maggiore proposta, una maggiore presenza nelle fiere, nelle manifestazioni, sì. Anche questa è una cosa positiva, il maggiore contatto col pubblico. C'è una maggiore presenza nelle fiere sicuramente, e c'è soprattutto un contatto continuo con il pubblico. Io personalmente invito tutti quelli che scrivono, e li invito a riscrivere nuovamente. Non ho mai ricevuto tante lettere, neanche quando ero in Eura, come le sto ricevendo adesso. Sto ricevendo delle lettere scritte a mano, cosa che non si usa più. È un'emozione stranissima quella di toccare con carta e vedere la bella calligrafia con l'inchiostro, con la penna stilografica, scritti bene, tutti ordinati, puliti. Ecco, sto riscoprendo dei lettori che sono dei veri appassionati di fumetti.
Benissimo. Allora, grazie ancora per la bella chiacchierata, di nuovo grazie. Benvenuti grazie a Cartoomix a e a buon lavoro e tanti in bocca al lupo per le nuove iniziative. Grazie.